Venerdì scorso, dove lavoravo, hanno portato via tutti gli attrezzi con cui lavoro, combinata, sega elettrica, eccetera, eccetera. Poi, quando sono andato al mare, sono tornato, mi hanno rubato per la terza volta la bicicletta, qui nel giardino, quindi. Sull'onda di questa cosa qui non ce l'ho fatta più. Dopo aver subito l'ennesimo furto, Paolo Fontanelli, ex maestro di arti marziali, ha deciso di dire basta e di mettere a disposizione le sue competenze di autodifesa per tutti i cittadini ormai insofferenti di fronte all'ondata di furti e furtarelli che sta avvolgendo da tempo la provincia di Arezzo. La sua idea è quella di organizzare in pubblico e gratuitamente vere e proprie sedute, magari in un parco, in cui svelare i trucchi da mettere in pratica nel caso ci si trovasse faccia a faccia con uno o più malviventi. Un vero e duro allenamento destinato indistintamente a uomini e donne in cui apprendere anche quei segreti che di solito gli istruttori delle palestre non I svelano. corsi di difesa personale, bene o male, le palestre le fanno quasi tutte, però chiaramente hanno un costo. Io non è che voglio prendere il posto di queste palestre, però in un parco pubblico, roba così, posso avvicinare le persone a varie discipline e poi loro scelgono quello che gli pare. Più che altro, tante cose in palestra non si dicono, per esempio, non si dice che tirando un pugno in viso a una persona quasi sicuramente ci si rompe la mano, quindi ci sono delle accortezze da adoperare. Poi più che altro serve per darsi una disciplina, sapere se qualcuno nel pericolo di vita, uno dice non faccio niente, però l'impulso per proteggere la famiglia c'è, quindi certe volte è quando poi il delinquente ti spara, ti picchia, quindi se sai fare qualcosina, sfrutti il momento opportuno e che cosa devi fare. Poi non è, cioè, è vero che non c'è bisogno di fare cose essenziali, però sapere almeno. Ora è difficile spiegarlo così. Però parlare alle persone dicendo che guardate, quando ci sono queste situazioni, la cosa migliore è stare calmi. Però se proprio bisogna fare qualche cosa, sapere cosa fare. Ecco, questa sua proposta anche di fare questi, diciamo, questi incontri in un Allora, parco, no? sarebbero Sì. incontri in un parco perché bene o male ci possono venire tutti. È un posto pubblico, quindi non c'è bisogno di autorizzazione, non c'è bisogno di assolutamente niente. Hanno risposto in tanti, vero? Sì, in tanti, donne, persone che non, vabbè, non conosco personalmente, però anche una certa età. Quindi c'è in giro, insomma, Ci un sono sentimento. avvertiti che Sì, mica solo, avvertiti. sì, perché tanti pensano che poi si vada a fare gli sceriffi, ma quello ci sono le forze dell'ordine. Ma d'altra parte la polizia mi fa intervenire a tutte le parti. Consideri anche questo, se tante persone di un gruppo, di una strada, serve anche per avvicinarsi, no? Per darsi una mano l'uno all'altro, se uno dice ha bisogno di aiuto, dice cosa faccio? Ho paura pure di me di prenderle, ma se in cinque si interviene contro tre, anche a tirargli la roba dietro. Cioè, capito? Dopo la gente, prima di tornare lì, ci pensa 2 volte perché sa che il cittadino ha fatto una specie di gruppo. Invece oggi, se sono all'allarme, si chiama carabinieri e dice, oh, questo qui ha rotto le tasche, lo spengi per favore.